Dopo un anno e mezzo di lavoro, la cooperativa dei Manfredi è riuscita a completare il progetto Faenza in mano, dedicato alle lapidi, per raccontare ai faentini, agli studenti e ai turisti la storia della città. Grazie ad un semplice QR code è ora possibile avere una descrizione arricchita di testi, foto e audio delle lapidi del centro urbano di Granarolo e del Forese. Un ricco archivio storico che è andato ad integrare il database dedicato a Faenza è già presente nell'app Ama Città, dove era possibile scaricare una guida alle chiese e ai palazzi storici. Con il lavoro realizzato insieme al Comune di Faenza, coordinato dalla Pinacoteca e sostenuto dal credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, si è così andati a realizzare una guida turistica tascabile per smartphone e tablet, in grado di creare numerosi percorsi tematici attraverso i quali visitare la città. Oltre ai palazzi, alle chiese e alle lapidi, nella memoria dell'app sono già state caricate inoltre le informazioni legate al museo all'aperto, ai ritrovamenti risalenti all'età romana e all'eredità neoclassica. In collaborazione con la Pinacoteca di Faenza, con il direttore della Pinacoteca Claudio Casudio, che è delegato per l'amministrazione comunale a tutta la digitalizzazione della città, abbiamo iniziato a mettere il QR code in 250 lapidi. Il percorso è finito, i cittadini oggi possono vedere sotto ogni lapide un QR code. Trovate questa targhetta sotto le lapidi. Con un'applicazione di QR code entrate dentro e potete sapere tutto riguardo quella lapide, cosa contiene, perché è stata messa sia audio sia video. Quindi è un'operazione che la cooperativa dei Manfredi fa per andare oltre al palio. Cioè, noi pensiamo che come mondo dei rioni possiamo dare alla città, anche oltre a quello che può essere la gara e il palio, ma dare un contributo culturale alla riscoperta del territorio, alla valorizzazione del territorio. E sono diversi anni che stiamo lavorando singolarmente come rioni in questo obiettivo, ma da circa 3 anni, con la costituzione della COP Manfredi, lavoriamo per tutti i rioni. Quindi questi sono progetti che noi cerchiamo di portare avanti per fare vedere alla città che, insomma, i rioni non sono solo quelli che corrono il palio la quarta domenica di giugno, che fanno bellissime gare delle bandiere o la notte di Bisò, ma sono anche impegnati a livello culturale a valorizzare il nostro territorio, la nostra città. Ecco, chiederete aiuto anche alle scuole, agli studenti. È fondamentale, anche se non è vero che sono solo i giovani che usufruiscono di queste nuove tecnologie, perché quelli un po' anzianotti come me ce ne sono tanti che usano già i QR code, però è indirizzato soprattutto alle scuole. Perché le scuole? Perché attraverso un sistema dinamico, un sistema moderno, un sistema rapido, i ragazzi possono acquisire informazioni importantissime sulla storia della nostra città, sulle nostre personalità più importanti, per esempio, oppure su tutti quegli eventi che sono capitati a Faenza, di cui la lapide è memoria, ma se uno non ha un sistema per accedervi non lo sai, non riesci a capirlo, magari sono scritti in latino, magari sono in delle posizioni illeggibili. Ecco, secondo noi le scuole possono fare dei percorsi al loro interno attraverso queste lapidi molto molto interessanti. Ripeto, i giovani in questi strumenti qui sono molto bravi, è una cosa dinamica, moderna, che apprezzano molto. Federico Lega, per Faenza Web TV.